Buonasera a tutti voi, vi ringraziamo per essere dei nostri questa sera nell'ambito di un evento di grande promozione del patrimonio enoagro-gastronomico della Sicilia e in particolar modo del Simeto e dell'Etna. Questo è un evento che è stato a ragione definito Sapori d'Eccellenza ed è un educational tour che si svolge all'interno di Euroagrumi nell'ambito di una iniziativa secondo me ben organizzata ma che soprattutto ha una visione, perché oggi serve una visione quando si parla soprattutto della promozione del proprio patrimonio enoagro-gastronomico. Questa è un'iniziativa che si inserisce all'interno della misura 16.4 del PSR Sicilia, ovviamente della regione siciliana, ed è frutto di un bel rapporto di cooperazione che coinvolge cortocircuito Simeto Etna. Complimenti dunque intanto per aver risposto ad una delle grandi domande che il mercato chiede oggi come risposta, cioè concentrare l'offerta, cooperare, collaborare. Perché le altre due domande a cui bisogna dare una risposta, e secondo me questo territorio lo ha già fatto in tempi non sospetti, sono certamente relative alla sostenibilità e alla ricerca scientifica. Poc'anzi parlavamo con il dottor Salvatore Rapisarda, il direttore del consorzio Euroagrumi, che è l'azienda capofila, di un'esperienza iniziata alla fine degli anni 90, quando probabilmente nessuno avrebbe scommesso più di un centesimo su queste grandi iniziative di promozione. Un camper che in lungo e in largo per l'Europa ha iniziato a promuovere quelle che sono le capacità dell'offerta enoagro-gastronomica al territorio, arancia certamente, fico d'India, ma anche tutto ciò che compone un paniere ben più ampio, per esempio passando dalla ciliegia. Fine anni 90 iniziarono con un'iniziativa di solidarietà a Catania, per poi iniziare un grande viaggio nelle capitali europee, Berlino, Parigi e non solo, ovviamente quelle italiane. Da lì il consorzio Euroagrumi, ma questo sempre in forza di un rapporto di collaborazione, di cooperazione che è stato trasversale con le istituzioni ma anche con i produttori, sono state avviate tante altre iniziative, passando attraverso la sostenibilità ambientale, con tanti progetti legati alla produzione di energia fotovoltaica, ma anche quella possiamo dire è come dire un momento che fa parte del passato, cioè continuate a farlo perché nel frattempo ci sono tante altre iniziative che vi vedono coinvolti trasversalmente con la cooperazione e il supporto fondamentale dell'Università di Catania. Si parla oggi di risparmio idrico, l'obiettivo è quello di consumare quanta meno acqua possibile in agricoltura perché tra poco quella idrica sarà una vera e propria emergenza. Qui Euroagrumi, aziende, università e istituzioni hanno firmato un progetto che si chiama il RIAP, che prevede proprio la riduzione progressiva fino al 50% della quantità di acqua che viene somministrata alle piante negli agrumeti, con ottimi risultati come poi avremo modo di vedere successivamente. E l'altro progetto che secondo me ne parliamo un po' meno ma è altrettanto importante, dottore Rapisarda, è quello della fitodepurazione. Siete coinvolti anche su questo fronte, quindi meno chimica e più utilizzo di risorse naturali che possano intervenire in questa economia circolare di cui certamente il fico d'India è un grande protagonista. E noi a proposito di fico d'India questa sera andremo a celebrare un matrimonio, secondo me riuscitissimo, siamo già in luna di miele. Esatto, fico d'India bianco, un grande vino dell'Etna, si tratta del Nerello Mascalese, se non vado errato, correggetemi voi, credo di sì, prodotto da Vini Patria. Poi si andrà ad una degustazione rispetto a questo abbinamento che dicono essere perfetto, ma non sarà l'unica cosa che degusteremo questa sera perché si parlerà anche della fico pizza e così. Ma prima ci sarà un momento, come vedete, grazie alla presenza dei relatori che ringrazio tutti, di confronto, perché normalmente sappiamo veramente poco, a mio avviso, di quanto siano bravi e brave produttori e produttrici nel comparto agroalimentare siciliano, perché c'è un lavoro notevole che viene svolto, un lavoro che viene fatto con tanti sacrifici, con orari davvero incredibili, e noi consumatori non abbiamo la percezione, è una percezione che è ancora minore nelle altre regioni d'Italia.
Quindi ci chiediamo questa sera qual è la percezione che intanto noi siciliani abbiamo della bontà e della qualità delle nostre produzioni enoagrogastronomiche, e poi cercheremo di capire, anche grazie a delle testimonianze importanti, e lo saluto subito, Giuseppe Lavegna, inviato del TG1, qual è la percezione che c'è del Made in Italy, del Made in Sicily all'estero. E anzi, poi magari, Giuseppe, sarà molto bello vedere che cosa, secondo il tuo punto di vista, dal momento che tu sei normalmente inviato del TG1, che cosa va a inficiare questo Made in Sicily e Made in Italy nel mondo quando lo narriamo e quando lo raccontiamo. Che gli dici? Magari poi partiamo da questo, se sei d'accordo, perché la tua esperienza sarà assolutamente fondamentale. Quindi vorrei intanto con un applauso salutare tutti i relatori, che adesso via via andremo a presentare tutti, diamogli un benvenuto, vi prego, grazie, perché gli onori di casa vorrei che li facesse proprio il direttore del consorzio Euroagrumi, il dottore Salvatore Rapisarda. Una bella serata, tante presenze e relatori ovviamente che andranno a impreziosire con i loro racconti, anche scientifici, questo momento di promozione. Grazie, grazie Salvo per la bella presentazione, soprattutto grazie a tutti gli amici che siete presenti. I ringraziamenti d'obbligo naturalmente a tutti i partner di questa 16.4 cortocircuito, che riguarda i prodotti di eccellenza del nostro territorio, che fondamentalmente, a parte l'ortofrutta, di cui stasera naturalmente parleremo, punteremo i riflettori, parliamo di grani antichi, quindi di farine, di pasta, le nostre vecchie varietà di grano che stanno riscoprendo naturalmente una nuova fase importantissima per la loro capacità dal punto di vista nutrizionale e anche di riportarci ai sapori di un tempo, l'olio d'oliva e così via. Noi abbiamo un gruppo di partner che ringraziamo in questa 16.4 che rappresenta un paniere di prodotti di eccellenza, però stasera abbiamo in particolare diciamo il protagonista della serata, naturalmente il fico d'India dell'Etna DOP, ma il fico d'India più in generale, perché stasera abbiamo l'autorità del fico d'India, che se parliamo solo del fico d'India dell'Etna in qualche modo diciamo si sente un po' ridotto nella sua funzione, che è il dottore Antonio Lotauro, che è il presidente del distretto fico d'India di Sicilia. Noi lo ringraziamo perché da San Cono, pensate, è venuto qua a darci il piacere di stare con noi. E poi l'altra autorità che voglio ringraziare naturalmente è il dottore Carmelo Spina. Il dottore Spina è il presidente del consorzio di tutela della ciliegia dell'Etna DOP. Pensate che è l'unica ciliegia che ha questo marchio DOP in Italia. Le altre sono tutte IGP, non è che i IGP non siano buone, però DOP vuol dire qualche po' di lavoro, di garanzia in più sul prodotto, e poi dopo naturalmente ci racconteranno loro. Io sarò brevissimo, ripeto, gli altri ringraziamenti vanno al dottore Falcone, che ci segue, devo dire, con grande enfasi, con grande professionalità, con grande entusiasmo, qualche volta al contrario spingendoci lui nelle iniziative, e di questo gli siamo grati. Poi accennava a questo rapporto straordinario che abbiamo con l'università. Noi con l'università abbiamo un rapporto storico. Pensate, c'è una ricerca che è quella sulla riduzione dell'utilizzo di acqua, che oramai ha più di 10 anni che noi conduciamo, quindi risultati profondamente attendibili, che ci hanno portati a mettere in campo questo progetto in RIAP, perché risparmiare acqua, visto quello che stiamo vivendo, visto i cambiamenti climatici e viste le prospettive che abbiamo, naturalmente per noi diventa assolutamente prioritario. Considerate che il 70% dell'acqua dolce viene utilizzata in agricoltura. Quindi se in agricoltura riusciamo a fare un risparmio idrico del 50%, noi all'umanità abbiamo garantito un risparmio complessivo del 35%, capite? Che è una cosa deportata veramente straordinaria. Ecco perché questo tema del risparmio idrico per noi è diventato centrale. Altro aspetto della ricerca RIAP, di cui parliamo un po' meno, diceva giustamente il dottore Falcone, è quello del riutilizzo delle acque degli scarichi.
Allora, ci sono dei processi molto naturali che si chiamano fitodepurazione, cioè depurazione attraverso le piante. Con l'università abbiamo sempre portato avanti questo progetto, per cui vorremmo realizzare proprio ad Adrano un impianto di fitodepurazione, perché ci sono alcune aree dove ancora queste acque non vengono depurate, e allora si mettono a regime, a norma, questi scarichi, e diamo la possibilità agli agricoltori di avere dell'acqua straordinariamente pulita e pura per l'utilizzo in agricoltura, e capite quale importanza ha questo ruolo del riutilizzo. Altri ringraziamenti che volevo fare, d'obbligo, sono naturalmente quelli a Ciac Tele Sud, a TVA, al suo editore, a Pippo Scarvaglieri, che devo dire lui fa l'inviato, oramai è diventato l'ambasciatore del Fico d'India e dell'Arancia Rossa in tutta Europa, se ne va a Venezia, al Festival di Venezia, se ne va a Sanremo con i cantanti, e devo dire promuovono elegantemente, brillantemente e con grande entusiasmo i nostri prodotti. Noi ringraziamo le due emittenti perché fanno un lavoro veramente straordinario. Senza di loro non avremmo avuto l'appeal, ecco perché vi dico, per esempio, ci ha chiamato Canal Plus dalla Francia, ma loro come fanno a sapere? Abbiamo realizzato una cosa con il nipote di Jean-Paul Belmondo. Martedì avremo la Rai, Rai Plus, Rai Play, che viene per registrare una puntata, eccetera, eccetera. Cioè, questo appeal naturalmente viene perché questa emittente, queste due emittenti regionali hanno creato con noi un legame sinergico di scambio che per noi è stato veramente prezioso. E poi naturalmente da queste emittenti tanti anni fa Giuseppe Lavenia, oggi giornalista Rai, nostro motivo di orgoglio del nostro territorio, che ci dà il piacere stasera di essere presente con noi, e devo dire lo ringraziamo diciamo veramente con un applauso per la sua presenza. Una piccola parentesi, dove si trova quel piccolo oggettino che dobbiamo dare? Noi nell'ultima manifestazione di Venezia del Festival del Cinema, Ciac Tele Sud e TVA sono stati presenti a promuovere il Fico d'India. Devo dire, l'editore è stato straordinario perché ha messo in mostra, ha avuto la capacità di fare parlare il direttore del Festival del Cinema, gli attori, registi di questo prodotto, e tutti ne parlavano con grande interesse e con simpatia. Naturalmente seguiva l'editore una giornalista che è Jessica, che pregherei di venire qua di raggiungerci, che è stata veramente brava, straordinaria, perché con grande semplicità a tutti gli attori dava, come possiamo dire, il là, e gli diceva a tutti: ma lei il Fico d'India lo conosce? Sì, lo conosco, ma quale preferisce lei? Il rosso? Dice: no, io il bianco, che è più buono. Allora per Jessica noi abbiamo preparato una targhetta che voglio consegnare davanti a tutti voi, perché se l'è meritata pienamente. Io non sapevo no. Scritto per Jessica Intelisano: per la sua passione nel lavoro e per avere divulgato la cultura del consumo del Fico d'India in eventi nazionali ed internazionali, dimostrandosi ambasciatrice del gusto, evidenziando attaccamento al lavoro e al prodotto del territorio. Grazie. Allora, inaspettatamente stasera sono anche emozionata più di Sanremo e di Venezia, perché non mi aspettavo appunto questa targa. Per me, grazie mille, grazie a lei che ci dà sempre l'opportunità di essere presenti in queste manifestazioni bellissime, e ovviamente portare in alto il Fico d'India, che sia l'arancia, per noi è un onore, per tutta la Sicilia, ma grazie anche al signor Pippo Scarvaglieri, che lo chiamo sempre così, che mi dà questa opportunità. Io sono fiera veramente ogni volta di portare a Jessica nei nostri viaggi, perché è veramente straordinaria, riesce a coinvolgere e soprattutto a dare veramente quell'impulso in più per far sì che questi prodotti vengano conosciuti meglio anche fuori dalla Sicilia. Complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie. Ecco, lasciamo stare. Bei momenti questi, perché
Vedete quindi quanta strada è stata fatta da quel momento col camper di cui parlavo prima. Veramente complimenti, dottore Rapisarda, per le tante idee che avete avuto in tandem con l'editore di Ciak Telesud. Ed è opportuno che anche io saluti il pubblico collegato da casa, che comodamente potrà seguire questo evento legato alla divulgazione delle caratteristiche dei prodotti gastronomici del nostro territorio. Dottore Rapisarda, un saluto lo facciamo anche al dottor Franzone dell'Ispettorato Provinciale Agrario di Catania. Grazie del supporto, grazie della vicinanza a questo evento. E a proposito di saluti istituzionali, è stato citato prima dal dottor Rapisarda, sentiamo il dottor Antonio Lotauro, che è il presidente, il vertice chiaramente del distretto Fico d'India di Sicilia, nel presidente. Grazie, grazie. Grazie. Funziona? Buonasera a tutti, vi porto il saluto dei soci del distretto del Fico d'India di Sicilia, che è un distretto riconosciuto dall'assessorato delle attività produttive e abbraccia tutto il territorio siciliano. L'amico Salvatore scherza sempre sul dualismo che c'è stato tra il territorio di San Cono e quello dell'Etna, ma in realtà noi abbiamo fatto una grande opera nel mettere insieme questi territori e unirli all'interno del distretto. Infatti nel Consiglio di Amministrazione troviamo le maggiori organizzazioni di produttori del settore, tra cui Euragrumi, La Deliziosa, l'OP di San Cono che si chiama Obunzia. Quindi abbiamo fatto un'opera sulla governance molto importante per poter collaborare e creare delle sinergie importanti per il settore. E su Fico d'India cosa vi vorrei dire? Potrei dire tante cose, ma non lo so, penso che è meglio fare un saluto. Quindi vi vorrei semplicemente aggiornare su una novità delle ultime settimane, e cioè che il fatto che sono stati inseriti nei progetti di investimento della regione i costi cosiddetti semplificati standard anche per il Fico d'India. Significa cioè che un imprenditore che deve realizzare un progetto dove andrà ad impiantare un ettaro di Fico d'India non dovrà più specificare le singole voci di costo, ma sarà indicato un costo forfettario che è pari a 8.000 euro per l'impianto in asciutto e a 14.400 euro per l'impianto in irriguo. Si tratta di una novità molto importante che semplifica l'attività dei progettisti ed è a favore dei produttori, che non dovranno più rendicontare le singole voci. Un'altra cosa importante, e concludo, è che all'interno di questo costi standard, oltre che inserire i sesti d'impianto come si è fatto sempre per le altre coltivazioni, abbiamo inserito il numero di talee in maniera tale che se l'agricoltore si discosta dai sesti indicati nei costi standard può comunque recuperare rispettando il numero di talee per ettaro. Ringrazio tutti, buon lavoro e un saluto, ripeto, anche ai relatori. Grazie, grazie Presidente per il suo contributo. Abbiamo dato dei numeri, secondo me, importanti. Altra informazione, secondo me, che va fatta: al termine di questa serata ci sarà un momento live musicale, secondo me, da non perdere, con i Ciauda, che sono già pronti, a cui va un applauso perché si stanno ulteriormente preparandolo, ne hanno bisogno, perché ci presenteranno come premiere, un'anteprima assoluta, un brano tutto dedicato alla Sicilia, alle sue genti e ai suoi prodotti. Ma non anticipiamo nulla, quindi restate qui con noi perché Ciauda faranno davvero una grande e bellissima interpretazione. Quindi vi ringraziamo sin da ora, Ciauda, grazie. Saluti istituzionali. Carmelo Spina, il presidente del Consorzio di Tutela della Ciliegia dell'Etna DOP. Chiaramente è un prodotto su cui fate anche innovazione dell'offerta, perché nelle fiere internazionali dove siamo stati avete presentato anche il liquore a base di ciliegia e non solo. Intanto ringrazio il dottor Salvatore Rapisarda, che quando mi chiama io lascio denari a contare, come si suol dire, e vengo sempre da lui di corsa, perché quello che fa le manifestazioni a cui lui praticamente porta avanti sono sempre fatte con intelligenza e con molto gusto ed hanno dei risultati veramente notevoli.
Quindi grazie Salvo di essere qui con voi. E poi ho trovato qua tanti amici, ho trovato il professore Continella, che è il direttore, il responsabile della nostra attività. Come voi sapete, noi abbiamo fatto una 16.1 con l'università, quindi anche noi siamo molto legati all'Università di Catania, alla facoltà di agraria, e il professore Continella infatti è il responsabile di questo progetto, che è proprio un progetto sulle innovazioni sostenibili per il ciliegio dell'Etna. Voi sapete benissimo che dopo tanti anni il clone di questo di questo ciliegio va voglio dire differenziandosi, quindi ci sono diverse tipologie di prodotto, e noi abbiamo studiato proprio, abbiamo cercato attraverso delle piantagioni che hanno fatto, che hanno controllato, di creare un clone che abbia la massima produttività, la massima croccantezza e la massima il massimo sapore che si può dare alla, perché la mastodona ha queste caratteristiche: croccantezza, lucidità, quindi bella a vedersi, e sapore, un sapore stupendo. Io quindi ringrazio, e poi anche ho trovato anche il mio amico Pippo Spina, per non parlare di Pippo Scavalieri, vabbè. Niente, voglio dire solo una piccola battuta. Io ancora con il dottor Revisarda abbiamo tutti e due nel cassetto un sogno, ma probabilmente lo faremo, lo risolveremo questo sogno, è quello di creare una rete tra i prodotti di eccellenza dell'Etna. Ci siamo quasi riusciti alla fine, però io penso che ancora ce la faremo, perché presentare un paniere con i prodotti di eccellenza dell'Etna è diverso che presentare un singolo prodotto. Grazie. Grazie davvero. Prima di ascoltare la relazione del professore Continella, molto molto attesa, perché cercheremo poi di capire che genere di innovazione è stata introdotta nei prodotti a marchio IGP ed OP e non solo, io vorrei sentire proprio Giuseppe Lavegna. E prima, Giuseppe, è giusto, sì, sicuramente quel microfono, che io saluti gli altri colleghi che sono presenti, prima ecco che inizi ecco con un tuo saluto. Vorrei salutare Salvo Sidoti, il direttore responsabile di TVA. Grazie Salvo per quello che quotidianamente, anzi più che quotidianamente, ogni minuto fate per rendere viva l'informazione su questo territorio. Vorrei salutare anche la collega Mary Sottile, la direttrice di CIAC Telesud, verrà credo più tardi probabilmente. E a proposito di TVA, anche Gianluca Virgillito. Grazie Gianluca, ci siamo collegati con te da Berlino, complimenti per un programma mattutino davvero strepitoso, e non è facile perché ne sappiamo qualcosa in termini di levatacce quotidiane. E poi un saluto anche a Vittorio Fiorenza di Biancavilla Oggi. Non so se è presente, verrà dopo. I buyer sono davvero tanti, perché come dicevamo questo evento è aperto chiaramente ai buyer della grande distribuzione organizzata. In rappresentanza di tutti, e saluto Alfredo Fallica per il circuito ARD. E poi ovviamente tutti gli altri colleghi che lo supportano. A proposito di vini, e complimenti per quello che fate nel mondo, visto il primato svelato da Nomisma qualche giorno fa, è presente anche il direttore di Cantine Patria, Alfio Leanza. Bravo, complimenti, perché questo risultato avete conseguito sull'export italiano, perché il vino più che mai quest'anno si è confermato l'ambasciatore delle nostre produzioni, vi fa veramente onore come lavoro svolto poi quotidianamente nei vigneti. Giuseppe, allora ti cedo per qualche istante la parola. Quali sono le tue aspettative di un incontro come quello di oggi? E soprattutto, tu arrivi da Adrano, realtà importante qui vicina, e chissà se ci sono delle differenze nella percezione della qualità dei nostri prodotti per noi local per le persone che arrivano magari dall'esterno. Chissà se il punto di vista è diverso, lo chiedo a te, che conosci molto bene. Allora, grazie, buonasera a tutti. Non mi sono montato la testa, gli occhiali da sole, ce li ho per una piccola congiuntivite, quindi li devo tenere per proteggermi dalla luce, altrimenti qualcuno pensa mi sono diventato Vasco Rossi. Grazie al dottor Ravisarda, grazie a Pippo Scarvaglieri che mi hanno coinvolto. Quando mi hanno chiamato per coinvolgermi in questo evento, mi sono detto: ma cosa posso portare io, che faccio la cronaca, spesso la cronaca nera,
ad un dibattito, ad un convegno come questo. Allora ho riflettuto e posso portare la mia analisi da cronista, che parte con quello che mi succede ogni mattina. Io 2 giorni fa ero all'Aquila, potete immaginare perché. Al mattino, alle 6 del mattino, ho chiesto cornetto, spremuta, e mi hanno dato cornetto e spremuta. 3 giorni prima ero a Firenze, cornetto e spremuta, cornetto e spremuta. Prima ero a Cuneo, cornetto e spremuta, cornetto e spremuta. Adrano, cornetto e spremuta, risposta. Ecco il cornetto, per la spremuta abbiamo il succo imbottigliato. Io dico no, no grazie, ma il succo imbottigliato ad Adrano no. E succede questo. Volevo darvi questo dato perché altrimenti non ci riflettiamo, altrimenti, perché l'arancia rossa è fantastica, è incredibile, la troviamo ovunque, però nel nostro comune non prendiamo la spremuta. I bar ti dicono, e vabbè, ma no, tanto ce l'abbiamo tutti, come dire, la diamo agli altri e noi non la consumiamo. Non è un brand per noi, e questo è il nostro grande limite. Non fa figo avere la spremuta, fa figo avere la Coca-Cola o avere qualcos'altro, e questo è il nostro grande limite, perché se non partiamo da lì non andiamo da nessuna parte. Io sono di Adrano e quando sono fuori e devo dire a qualcuno dove arrivo, la prima cosa mi dicono a Catania, e dico no, Adrano, mi dicono e dove sta Adrano? E io devo dire tra la città del pistacchio, che è Bronte, e la piana di Catania, che è la piana dell'arancia. E Adrano ha sia il pistacchio sia l'arancia, però non abbiamo il marchio, siamo sfigati. Perché? Perché non si è fatta una promozione e una logica di promozione che potesse affermare tutto questo oltre i nostri confini. Noi quasi ce ne vergogniamo, che il pistacchio di Bronte lo si produce anche ad Adrano, lo sappiamo noi. Non siamo riusciti a imporlo, è lo stesso territorio sostanzialmente, no? Che l'arancia buona si produce anche da noi, lo sappiamo noi, però non lo promuoviamo. Allora cosa ci vuole? Ci vuole contattare, al di là di cominciare a chiederla nei bar o da altre parti la spremuta, senza vergognarsi, e se ci danno il succo in bottiglia, imbottigliato a Treviso, con tutto rispetto di Treviso, diciamo anche no, e cominciamo a contattare lo sceneggiatore dello spot di Esselunga, di cui tutti parlano in questi giorni. Ci vuole uno che abbia la testa, il prodotto è buono, lo dobbiamo vendere, allora troviamo la maniera per venderlo. Chi ci serve? Chiara Ferragni? Proviamo a contattare Chiara Ferragni. Non funzionano gli spot e la promozione che dà tutto per scontato. Abbiamo i prodotti migliori, sono fantastici, quindi tutti li mangeranno, non funziona. È andato di fatto, è l'era dei social, o c'è qualcuno che ce lo promuove e ci dice con questo frutto, con questo figo d'India, oggi sto meglio e mi aiuta anche a combattere le malattie, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Quindi ci serve, rispetto al passato, gli agricoltori che lavorano, coloro che poi portano il prodotto nei supermercati, nella grande distribuzione, ci vuole anche colui che lo promuove, il testimonial, ed è per me fondamentale. Poi, e chiudo qui il mio primo intervento, che può essere anche l'unico, ma te lo volevo considerare, io mi sono sentito a casa, io ho fatto 2 cose ultimamente fuori dall'Italia, una è l'Ucraina e una è la Turchia, con un terremoto devastante da cui sono uscito a pezzi, 50.000 morti, ci siamo dimenticati di quello che è successo. Quando io sono in Ucraina, gli italiani hanno portato tantissimi vestiti, roba da mangiare per gli ucraini al confine, non si poteva entrare, quindi al confine. Li ho visti, gli italiani hanno dato tantissimo, hanno portato pure le arance. Io mi sono sentito a casa dopo un mese di Ucraina, al confine con la Polonia, quando mi hanno dato delle arance che arrivavano da Paternò. C'era un signore che le aveva portate e mi ha detto, ah siciliano, queste da Paternò. Dico, Paternò, casa mia. E mi sono sentito a casa. Quando siamo rientrati dalla Turchia mi hanno fatto mangiare i fichi d'India. Con la protezione civile a Roma, lo ammetto, ed è stato come sentirsi a casa. Punto. Giuseppe, grazie, grazie davvero per aver condiviso questi passaggi di real life nel mondo del giornalismo, ma ti ascolteremo poi dopo, avremo davvero questo piacere dopo, insieme a quanto diranno anche gli altri colleghi sull'esito della relazione che sarà svolta tra pochissimo dal professore Continella. Sono pronto professore, ma prima è giusto, visto che lui, il dottore Spina, dovrebbe tracciare le conclusioni, ma non possiamo aspettare la fine dell'evento, quindi è importante sapere anche da parte sua, e ci tengo molto, dottore, quali sono le sue aspettative rispetto a un incontro come quello di oggi, davvero un messaggio post-it per capire dall'alto della sua competenza e sensibilità perché siamo riuniti attorno a questo tavolo e stiamo ascoltando questi interventi. Sì, grazie, grazie dottore Falcone, innanzitutto un ringraziamento a tutti i presenti, all'amico dottore Salvatore Lapisarda e ai relatori, mi trovo davvero a mio agio stasera perché siamo qui veramente
amicizie di stima che ci contraddistinguono. Ecco, l'opportunità di questa misura credo che sia stata importante per questo territorio. Sapete bene che la 16.4 è stata concepita nel grande calderone del PSR programmazione 2014-2020 e l'obiettivo di questa misura era quello di valorizzare fondamentalmente i prodotti del territorio, ma questa volta, a differenza di altre circostanze, valorizzarli all'interno del nostro territorio, perché spesso portiamo avanti tutta una serie di attività di marketing e di promozione finanziate anche queste dagli strumenti della programmazione negoziata in Nord Italia, in Centro Italia piuttosto che all'estero, ma mai si sono svolte attività di promozione nei nostri territori, no? Dove anche spesso i nostri conterranei non conoscono poco le nostre eccellenze. E credo che questo sia un passaggio che è fondamentale, anche quello di sviluppare un'educazione alimentare sin dalle scuole per poi arrivare ovviamente anche agli adulti, no? Noi abbiamo un panorama, lo è stato detto nei precedenti interventi, assolutamente straordinario, di eccellenze che ci riconoscono tutti, e quindi dobbiamo partire dal nostro territorio per poi essere bravi, come correttamente diceva il dottore Lavenia, di promuoverli nei contesti in cui poi si trovano dei mercati di sbocco interessanti per le nostre produzioni. E partendo da questa consapevolezza, questa esperienza ritengo che sia stata positiva e si potrà sicuramente implementare anche nella nuova programmazione che è in fase di avvio, in questo caso non più PSR ma PSP, cambiano le sigle, ma poi nella sostanza gli interventi che si svilupperanno sul territorio sono abbastanza analoghi, quello di dare conoscenza di queste eccellenze che abbiamo nel nostro territorio. Io per esempio ho avuto un'esperienza personale che mi ha fatto crescere tanto professionalmente con il riconoscimento della DOP del pistacchio verde di Bronte, no? Lo accennava anche il dottore Lavenia, perché ho avuto la fortuna di occuparmi di tutto l'iter tecnico burocratico per il riconoscimento della DOP, e quindi avevo questo confronto col territorio, con i produttori, con la storia del pistacchio, che non riguarda ovviamente, come diceva, solo il dottore Lavenia, il territorio di Bronte, ma anche il territorio di Adrano e di Biancavilla, ed è stata un'esperienza straordinaria, che è legata veramente a una storia millenaria, no? Io mi ricordo quando ero alle prime armi della mia attività, mi trovavo nel territorio di Bronte e i brontesi dicevano: andiamo a vedere le frastuche. Io all'inizio dicevo: ma queste frastuche cosa saranno? Ovviamente per non far capire che non lo sapevo, facevo finta di aver capito. E poi ho inteso che le frastuche è il pistacchio, che deriva dal termine frastucco, che è un termine arabo che sta a significare pistacchio. Quindi immaginate la storia da dove parte del pistacchio, ma come di tutte le altre produzioni del nostro territorio. Quindi questa esperienza ritengo che sia stata positiva e che va implementata ulteriormente nel periodo successivo, per dare ancora maggior ritorno al territorio, alla conoscenza di queste eccellenze nelle nostre popolazioni. Grazie. Grazie dottore Spina per il suo intervento, ci tenevo molto ad ascoltarla in apertura di lavori, poi sarà lei a tracciare le conclusioni. Adesso c'è la relazione affidata al professore Alberto Continella, docente dell'Università di Catania di Agricoltura Generale e chiaramente di coltivazioni arboree. Fa parte di tutti i processi legati all'innovazione che è stata introdotta in agricoltura, certamente il progetto IRIAP e non solo. Attraverso la sua relazione, professore, cercheremo di capire che genere di innovazione, anche come tecniche culturali, è stata introdotta alle produzioni a marchio DOP e IGP, che se non vado errato, per quanto concerne la provincia di Catania, abbiamo il maggior numero, se non sbaglio, in Sicilia, quindi abbiamo questo primato davvero molto molto interessante, e quindi è opportuno conoscere che genere di innovazione è stata introdotta, perché il tempo non si è mai cristallizzato, anzi avete sempre apportato delle modifiche, degli aggiustamenti per enfatizzare da una parte la biodiversità e dall'altra garantire la sostenibilità. A lei professore, grazie ancora.
Buonasera a tutti e grazie appunto per l'invito. Ringrazio caldamente il dottore Salvatore Repisarda perché oggi ci dà l'opportunità un poco di descrivere tutte le attività che oggi sono state tutti troppo buone. Il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, l'ex Facoltà di Agraria, ha nel tempo svolto con le molteplici attività di ricerca e di sostegno agli agricoltori, alle aziende di produzione e alle aziende anche di trasformazione per garantire sempre una produzione di qualità, ma con la fortuna di operare in un territorio, il territorio etneo, che è un territorio che ci garantisce, ci ha regalato nel tempo, grazie alla storia millenaria appunto di cui faceva cenno anche appunto il dottore Spina, ha una biodiversità, un germoplasma, una quantità di varietà di cultivar, di accessioni geneticamente identificate che si sono selezionate sul territorio, le cosiddette varietà autoctone, che sono anche di diversissime specie. Molto spesso quando si parla dell'Etna si parla di un continente nel continente, sotto diversi aspetti anche culturali, ma dal punto di vista anche culturale, la possibilità di poter vedere ed elencare tutte le specie coltivate, dalle più diffuse, quindi vite, arancio, limone, fico d'India, a quelle diciamo più di nicchia, appunto, come anche sicuramente il pistacchio, il pero, il melo, il nocciolo e tante altre assolutamente di rarissima presenza, penso all'azzurruolo fra le mille che sono presenti appunto nel nostro territorio, vede oggi addirittura nelle zone ovviamente più declive anche colture nuove, esotiche, di subtropicali, che si sono negli anni insediati con il rinnovato interesse e con possibilità da parte appunto delle aziende e degli agricoltori di poter investire sul territorio. Questo cosa significa? Che dalla storia millenaria alla storia più recente c'è sempre la possibilità in arboricoltura di poter fare innovazione, di poter fare rispetto diciamo di quello che sono le colture e le tradizioni culturali che sono state fatte nel territorio e che garantiscono sicuramente un patrimonio da assolutamente valorizzare. Noi con questo piccolo volume Antichi frutti dell'Etna abbiamo cercato di individuare per alcune di queste colture, ciliegio, melo e pero, alcune delle accessioni storicamente presenti e che oggi sono ancora presenti sul territorio. Le abbiamo preservate, le abbiamo trasferite appunto al Parco dell'Etna, alla regione siciliana, in maniera tale da farne custode, da farne utilizzo più prezioso, anche con una delle altre misure che sono state utilizzate dalla regione Sicilia, ossia il trasferimento agli agricoltori che avessero delle attività anche ludiche o come dire anche agriturismi, di poter realizzare come agricoltori custodi dei piccoli appezzamenti in cui coltivare tutte queste accessioni che sono autoctone, tipiche dell'Etna e che quindi si potessero mantenere e coltivare anche sul territorio. Parto da lontano proprio perché diciamo, la storia è stata caratterizzata da tanti studiosi botanici che nel tempo si sono susseguiti, ne cito uno fra i più importanti del territorio etneo, lo Scigliano, che già nel 1831 fece un'opera mastodontica direi per quell'epoca, ossia quella di andare a reperire tutta la biodiversità, tutte le accessioni di frutta, in particolar modo di ciliegio, pero e melo che sono state il grosso della sua attività e ci ha trasferito tutta una serie di informazioni oggi preziosissime delle varietà che erano presenti nel territorio e che in parte noi tramite un altro progetto appunto che è stato effettuato qualche anno fa siamo riusciti a reperire e non nella loro totalità, quindi significa che già una parte del germoplasma è stato perso, è stato eroso, si è perso nel tempo, ma una buona parte, un buon 60% l'abbiamo recuperato e trasferito appunto alla regione Sicilia. Il ruolo della frutticoltura etnea ovviamente è un ruolo che è molto ampio, è un ruolo multifunzionale che non riguarda esclusivamente le produzioni alimentari, ma anche tantissime altre attività di diversificazione dell'agricoltura, anche amatoriale, ma di utilizzo di terre che molto spesso è marginale. Il fico d'India è proprio testimone della possibilità di potersi inserire anche in terreni molto difficili, ma soprattutto il valore paesaggistico e anche turistico. Molto spesso oggi ci freggiamo della possibilità di poter avere territori e paesaggi stupendi, meravigliosi, grazie appunto al binomio cultura e territorio e quindi di poter valorizzare ancora di più anche l'attività turistica.
Faccio un breve cenno appunto per quanto riguarda le varie produzioni DOP e IGP anche con la DOC, ossia della DOC dell'ECTA, e ho pensato appunto di poter concentrare questo mio breve intervento esclusivamente su quelle che sono state alcune delle molteplici attività. Ovviamente diciamo per vicinanza mi sono focalizzato esclusivamente su quelle che sono le attività delle coltivazioni arboree, che negli ultimi anni hanno visto diciamo, il Dipartimento accanto alle aziende agricole, accanto agli agricoltori per poter trasferire queste innovazioni. E quindi insieme appunto alla valorizzazione che è stato fatto soprattutto negli ultimi 20 anni delle varietà che sono autoctone di interesse regionale, quindi appunto l'arello mascalese di cui prima si faceva cenno e tutte le altre varietà tipiche autoctone, stiamo negli ultimi anni cercando di valorizzare anche alcune cosiddette reliquie che oggi abbiamo rinominato vitigni gioiello, che sono antichissime eccezioni del territorio che qui sono elencate e che hanno potenzialità di insediarsi nel territorio etneo per poter essere riscoperti anche tramite la vinificazione con prodotti di prodotti di eccellenza. E quindi sono state fatte delle microvinificazioni coltivando queste accessioni nel territorio etneo e si spera appunto di avere dei risultati da trasferire agli agricoltori nei prossimi anni. Ma anche una zonizzazione estremamente precisa che si sta svolgendo appunto anche all'interno del terreno, in maniera da valorizzare la mineralità del territorio appunto dell'Etna con quelle che sono il connubio con le cultivar, le varietà che possono meglio appunto valorizzare appunto queste caratteristiche. Passando invece alle arance rosse, le arance rosse oltretutto è un amore lontano per quanto riguarda appunto la nostra facoltà di agraria, in cui tantissime negli anni sono state le nuove accessioni, le nuove varietà di arance rossa che sono state rilasciate e donate appunto agli agricoltori. Anche questa è stata una scelta, non brevettare delle nuove varietà, ma costituirle e rilasciarle in maniera gratuita al territorio, perché crediamo che questa è una delle attività in cui noi ci spendiamo per valorizzare e trasferire al territorio delle eccellenze dal punto di vista anche genetico. Quindi tantissime nuove varietà che hanno garantito la possibilità di poter ampliare il calendario di commercializzazione. Ricordo che fino a 30 anni fa si parlava di un calendario ristretto da gennaio a marzo, e che oggi invece sostanzialmente inizia già fra novembre e dicembre e si completa addirittura a maggio, con nuove varietà con caratteristiche riscoperte per quanto riguarda la consistenza del frutto e in particolar modo la pigmentazione del frutto. Prima le arance erano rosse, ma più spesso la sfumatura bionda era prevalente. Oggi invece si cerca di ottenere nuove accessioni che siano fortemente pigmentate, non solo per l'aspetto estetico e quindi per l'aspetto ovviamente commerciale, ma anche per quello che è uno dei riscontri più importanti come consumatori, cioè la presenza di sostanze benefiche per la salute, quindi di sostanze che noi chiamiamo nutraceutiche, che svolgono un'azione non solo nutritiva ma anche diciamo di supporto e di prevenzione dalle malattie, che sono le antocianine e tanti altri polifenoli presenti nel frutto delle arance rossa, e che garantiscono ovviamente tutta una serie di proprietà salutistiche di fondamentale importanza, tant'è che l'arancia rossa è l'arancia, il frutto simbolo dell'AIRC, dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Ovviamente con tutte le innovazioni che stiamo cercando nel tempo di trasferire agli agricoltori, oltre che le nuove varietà, sono tante le nuove varietà che stiamo studiando che sono pigmentate fino anche a epoca molto tardiva e che speriamo di trasferire al più presto, anche con le tecniche agricoltorali, tra cui appunto la scelta del portinnesto. Prima si parlava con il dottore Spina del problema della tristezza, che è stata un'opportunità sicuramente per la nostra agrumicoltura di rinnovare il patrimonio varietale con le nuove accessioni che si stanno diffondendo. Ma anche l'uso del nuovo portinnesti, dei nuovi portinnesti, soprattutto di portinnesti che ancora molto spesso non sono presenti ancora sul territorio, perché abbiamo valutato negli ultimi 10 anni, e che capite bene che lo studio dei portinnesti è uno studio molto più lungo rispetto alle varietà, ma che oggi ci ha dato la possibilità di poter valutare in combinazione con le nostre arance rosse come queste possono conferire nuove proprietà
di pregio rispetto al vecchio Aranciamaro, che sicuramente era di un portinesto assolutamente rustico e che si prestava in tantissimi ambienti, ma che non riusciva ad esempio a conferire una elevata pigmentazione. Oggi vediamo appunto che alcuni nuovi portinesti riescono a aumentare la pigmentazione presente all'interno del frutto e quindi garantire maggiore solubilità poi al consumatore e, perché no, anche un maggior valore commerciale, visto che oggi parliamo con i buyer, che quindi, lo dico oggi, mi svesto da ricercatore e mi metto le vesti di produttore, anch'io sono un produttore, di voler trasferire ai buyer non solo, diciamo, tutta la bellezza e le eccellenze che la natura ci ha regalato nel tempo, ma anche tutte le innovazioni che sposano appunto le tradizioni delle varietà e che quindi vogliono garantire, come siamo sul pezzo, cerchiamo sempre di fare delle ricerche innovative da trasferire agli agricoltori e che possono poi dare tramite la comunicazione soddisfazione ai consumatori di quelle che possono essere tutto il lavoro che si viene a fare per cercare di dare un prodotto sempre superiore, sempre migliore. E quindi in questo caso, ad esempio, questi prodotti ottenuti tramite questi nuovi portinesti possono conferire anche un maggior contenuto zuccherino e quindi un valore non solo legato al contenuto di antocianine, ma anche al contenuto di zuccheri, che danno un gusto al frutto agro per eccellenza come l'agrume, una soddisfazione al palato maggiore. Addirittura, seguendolo durante l'epoca di maturazione, una delle attività che stiamo studiando e approfondendo negli ultimi anni è come alcuni portinnesti, entro nel dettaglio, bitters e fur, rispetto a tanti altri portinesti presenti sul territorio, il carrizzo, riescono già a ottenere una maturazione elevata e che si mantiene costante fino al marzo, in questo caso del tarocco Shiré, e già a gennaio. Cioè significa che noi, tramite questi nuovi portinnesti, riusciamo a ottenere un prodotto che possiamo raccogliere sin da gennaio e mantenere sulla pianta addirittura fino a marzo, garantendo il momento più opportuno dal punto di vista commerciale all'operatore di ottenere il prezzo più interessante nel momento in cui si viene a riscontrare. Con i vecchi portinnesti, come ad esempio il carrizzo, invece si riscontra una maturazione progressiva che raggiungeva l'apice esclusivamente a marzo, e quindi questa è un'innovazione importante perché amplia la gamma di possibilità dell'operatore commerciale di raccogliere il frutto in più momenti durante la maturazione del frutto. E questo riguarda anche ad esempio la pigmentazione, dicevo prima. Questi nuovi portinesti riescono a conferire, rispetto ai portinesti tradizionali, un maggior contenuto di antocianine e quindi significa frutti più rossi non solo internamente, quindi tagliando il frutto, ma anche nella buccia. Perché questo è importante? Perché quando questi prodotti noi li vendiamo all'estero e quindi in posti in cui sono abituati a vedere soprattutto arance bionde, avere un frutto che già è fortemente pigmentato anche sulla buccia accosta, avvicina, incuriosisce maggiormente il consumatore straniero nel voler appunto conoscere e comprare appunto questi nuovi prodotti. Passando a un'altra delle produzioni, ho fatto un breve cenno anche sul limone, ho visto nella passeggiata che abbiamo fatto poco fa che esistono dei campi anche con il limone dell'Etna, e quindi appunto, tornando sempre al territorio dell'Etna, uno dei lavori che abbiamo fatto negli ultimi mesi è stato quello di valorizzare quello che è il germoplasma autoctono del limone siciliano, e quindi di andare a prendere tutte le varie accessioni, in particolar modo di femminello, ma non solo di femminello, presenti appunto sul territorio del limone dell'Etna, per cercare di comprendere quali possono essere alcune caratteristiche che possono essere valorizzate e trasferite agli agricoltori in maniera di ottenere un prodotto che abbia caratteristiche superiori. Tra queste, vedete qui l'abbondanza di germoplasma presente nel territorio. La caratteristica maggiore che veniva sostanzialmente studiata in passato ovviamente era sempre la caratteristica legata alla tolleranza al malsecco, questa fitopatia che complica la gestione in campo del limone. Ma altre caratteristiche che qui vengo a riportare sono ad esempio la pirenia. L'assenza di semi del limone oggi
al consumatore, che è sempre più attento a questi aspetti che possono sembrare secondari a noi agricoltori, invece risultano assolutamente di estremo interesse. Riuscire a ottenere un limone che è praticamente pireno e alcune varietà che abbiamo studiato negli ultimi anni sono veramente con apirene, perché hanno un seme ogni 15-20 frutti, quindi sostanzialmente non sono presenti semi, possono essere la possibilità, anche con l'ausilio del marketing, di avvicinare produttori e consumatori che vedono in questa innovazione, anche se proviene da varietà tradizionali, un prodotto di nuovo interesse. Ma soprattutto andare a comunicare quello che è l'aspetto salutistico, l'aspetto nutraceutico, l'aspetto, diciamo, della possibilità di poter trasferire caratteristiche positive al consumatore. Del limone si stanno facendo tanti studi a livello medico sulle proprietà positive, salutistiche, che vengono conferite al consumatore. Noi abbiamo studiato appunto il contenuto di polifenoli, che più della vitamina C danno un riscontro positivo per quanto riguarda la prevenzione delle malattie, e anche tanti altri studi stiamo continuando a fare per cercare di valorizzare il nostro prodotto e quindi poi dare gli strumenti alle OP per poter comunicare bene appunto queste caratteristiche al consumatore. Ovviamente tra i prodotti di eccellenza del territorio etneo il fico d'India è un unicum, perché pensate che in tutta Europa non esiste altro paese quale l'Italia che riesce a valorizzare un prodotto quale appunto il fico d'India, che non è riscontrato in altri paesi produttori. Hanno produzioni assolutamente di basso importanza economica, e quindi diciamo sicuramente rappresentiamo un unicum nel territorio con esclusivamente tre varietà: la bianca, la gialla e la rossa. Nel tempo abbiamo cercato anche di effettuare dei lavori di miglioramento genetico, cercando di costituire nuove varietà. Ovviamente anche questo è un processo abbastanza lungo, che nel tempo speriamo di poter ottenere appunto dei risultati positivi. Ma sicuramente anche qua il lavoro che si sta cercando di effettuare è quello di andare a valorizzare tramite le conoscenze sulle caratteristiche nutraceutiche di questi prodotti, e quindi le betacianine, le betalanine che sono presenti all'interno del prodotto, andare a approfondire quelle che sono alcune caratteristiche che possono conferire poi al consumatore degli effetti benefici. E nelle varie 16.1 che abbiamo accennato appunto nel tempo, ne ricordo uno che non si chiamava ancora ai tempi 16.1, 124, la misura 124 di qualche anno fa, in cui appunto abbiamo svolto tutta una serie di attività che riguardavano il campo, la gestione in magazzino, ma anche il post raccolta del fico d'India, per garantire un prodotto che fosse di estrema qualità, ampliando la shelf life del prodotto e preservando le caratteristiche organolettiche del frutto tramite tutta una serie di processi. Tra tutti mi piace ricordare appunto la possibilità di poter ottenere anche il frutto in quarta gamma, così come siamo abituati ormai, per la velocità con cui gestiamo la nostra vita quotidianamente, a mangiarci le insalate già in vaschetta, già pronte. La possibilità di poter ottenere, soprattutto per non solo per noi, ma soprattutto per i mercati in cui vi è una certa recrudescenza, una certa difficoltà da parte del consumatore a sbucciare un prodotto che possa, nella loro idea, avere delle spine, comunque che non sanno neanche come si effettua la sbucciatura del prodotto, di avere il frutto già pelato, in vaschetta, pulito, e con tutta una serie di utilizzazione di edible coating, cioè di sostanze che siano edibili e che quindi non vanno ad alterare la qualità del prodotto, ma che vanno anzi a valorizzare la lunghezza della vita post raccolta del frutto, garantisce la possibilità di poter raggiungere nuovi mercati, nuovi consumatori restii a sbucciarsi, a comprarsi un chilo di fico d'India, e garantire poi un prodotto che sia utile per ottenere delle nuove linee di lavorazione e quindi poi di commercializzazione del prodotto. E quindi abbiamo messo a punto un protocollo che ha garantito la possibilità di mantenere per circa 14 giorni il frutto in post raccolta tramite appunto la quarta gamma.
prima si parlava appunto con il presidente Carmelo Spina anche di ciliegio, e nel ciliegio abbiamo effettuato un'ulteriore attività di ricerca negli ultimi anni, ne abbiamo fatti più di uno diciamo negli ultimi anni. Mi piace solamente qui accennare l'ultimo progetto, la DOP Cilietna, in cui si espletavano diverse azioni che qui sono elencate in maniera rapida, ma che ha visto, nonostante il periodo in cui abbiamo svolto le attività, il periodo del Covid, qui ho ripreso questa foto in cui ci vediamo noi tutti quanti con le mascherine in campo pensate a distanza di 10 metri l'uno dall'altro, ma con le mascherine, a lavorare per cercare di, nonostante il Covid, riuscire a portare avanti le attività in campo e poi appunto nei magazzini, e che ha visto tutta una serie di obiettivi che sono stati raggiunti nell'ambito dell'attività del progetto da trasferire agli agricoltori. Prima si faceva cenno alla costituzione di un campo madre di piante di Mastrantonio, della cultivar principe appunto della ciliegia dell'Etna DOP. Perché? Perché abbiamo effettuato tutta una serie di risanamenti e di eliminazione di malattie che sono presenti sul territorio, e abbiamo detto dobbiamo costituire un campo da cui prelevare tutto il materiale di propagazione, da cui gli agricoltori, tutti gli associati al consorzio della ciliegia dell'Etna, possano prendere le marze e rinnovare i loro ceraseti, i loro ciliegeti, in maniera da avere materiale sano che non abbia problemi di malattie, e materiale unico con la stessa clone di Mastrantonio, che possa essere l'unica che si viene a diffondere sul territorio con le stesse medesime caratteristiche organolettiche e qualitative. Un'altra delle importantissime innovazioni che sono state trasferite, ad esempio in questo caso, è stato quello di riuscire a individuare delle modalità di trattamento che siano ecosostenibili dal punto di vista dell'utilizzo della chimica, quindi con prodotti che sono a basso impatto ambientale, ma soprattutto andare a combattere due insetti dannosi, che sono appunto il moscerino, la Drosophila suzuki, e un'altra mosca, la Rhodopis cerasi, soprattutto la prima, la Drosophila, che ha effettuato un danno enorme nei ceraseti, perché andava a danneggiare sostanzialmente quasi tutta la produzione pochi giorni prima della maturazione, ossia quando il frutto era maturo andava a bucare appunto la buccia e ovideporre le uova diciamo all'interno del frutto, e quindi diciamo a danneggiare tutta la produzione. E quindi la possibilità invece di introdurre un insetto che potesse uccidere, limitare l'attività nociva da parte appunto di questo moscerino, appunto della Drosophila, tramite la Galaspis brasiliensis, è stata una delle attività importanti che abbiamo trasferito, garantendo possibilmente nei prossimi 2-3 anni la limitazione quasi del tutto di questa malattia, che ha veramente danneggiato in maniera importantissima gli agricoltori, i cerasicoltori dell'Etna, e quindi dare rinnovata fiducia anche per ottenere delle produzioni di qualità nei prossimi anni. Altre attività hanno riguardato anche il post raccolta, tramite delle tecniche che possono garantire appunto la maggiore shelf life, con dei trattamenti in post raccolta senza utilizzo di chimica, che possono appunto garantire un prodotto della ciliegia addirittura fino al mese di agosto, e quindi anche qua garantire ulteriori mercati per l'ultima ciliegia appunto, che di solito si raccoglie a luglio, e quindi tramite queste tecniche ottenerla fino ad agosto. Mi piace qui concludere questo mio intervento con l'ultima attività che è stata svolta, il primo simposio scientifico delle filiere DOP e IGP, che è stato effettuato a febbraio-marzo di quest'anno, nel 2023, a Roma, e che è stato organizzato dalla Fondazione Qualivita, in cui erano presenti tutte quante le DOP e IGP dell'Etna, DOP e IGP d'Italia, di tutte le varie produzioni, dal prosciutto di Parma alla mozzarella di bufala, alla grana padano e così via. Cioè, e erano presenti anche le nostre produzioni. Io ho avuto l'onore e il piacere di poter parlare insieme ai produttori della appunto mozzarella di bufala, anziché delle mele del Trentino Alto Adige, delle nostre produzioni, e garantire anche la
voglia di trasferire queste innovazioni, che è la voglia che è stata ribadita in questo consesso, in quel convegno, in cui si vuole far sì che tutti i consumatori fossero a conoscenza di tutte le attività che si fanno in tutte le filiere, e essere accanto a filiere che producono decine o centinaia di milioni di fatturato rispetto appunto a quelle che sono le nostre produzioni, estremamente importante per il nostro territorio, secondo me è un fattore aggiunto, un valore aggiunto che ci può dare sicuramente riscontro di quello che è il lavoro che si sta facendo, sia un lavoro importante che viene riconosciuto anche appunto a livello nazionale. Vorrei concludere con una provocazione simpatica, nel senso che qui si è parlato di innovazioni, si parlava appunto di storia millenaria e si parlava appunto di innovazione. E così come concluso nel caso appunto dell'intervento a Roma, dicevo che ad esempio la cultura dell'avocado, che nelle nostre tavole forse negli ultimi 5-10 anni incomincia a entrare con maggiore frequenza nelle varie ricette anche a casa, è coltivato in Sicilia già negli anni 50, le prime sperimentazioni sono state fatte a fine anni 50, e ci sono stati alcuni anche agricoltori che nei primi anni 70 hanno fatto i primi impianti di avocado. Penso che nei prossimi anni, non vorrei dare un numero, ma nei prossimi anni si possa anche valutare l'opportunità di poter effettuare anche una DOP, o meglio ancora un IGP dell'avocado, perché si sta diffondendo con estremo interesse e con estrema anche soddisfazione appunto da parte degli agricoltori, con nuove sempre innovazioni che possono dare risposta agli agricoltori e ai consumatori. Questo è l'interesse da parte di tutti, cioè la valorizzazione di tutto quello che è la biodiversità, il germoplasma presente nel nostro territorio, e che possa appunto dare soddisfazione a tutte le attività commerciali che si svolgono nei nostri territori. Vi ringrazio. Grazie a lei, professore Cottinella. Non avevamo alcun dubbio ovviamente sul dettaglio e sui dettagli della sua relazione per quanto riguarda il miglioramento che è stato apportato a queste produzioni in termini di shelf life, di difesa e chiaramente anche di miglioramento complessivo delle tecniche colturali. Io poi avrei qualcosa da chiedere, ma se c'è tempo lo farò soltanto dopo aver ascoltato tutti gli altri che devono intervenire e che hanno ovviamente maggiore importanza il sottoscritto. Vorrei cominciare subito con Salvo Sidoti, il direttore di TVA, per una battuta, delle considerazioni anche in forza di quello che è stato detto, perché è importante sentire anche chi è leader dell'informazione locale. Salvo, prego, ti cedo, avvicinati pure, così hai la possibilità. Sì, c'è anche quel microfono, quale preferisci? Sì, perché forse è più. Questo si sente meglio il microfono. Allora, poco fa Giuseppe Laveni ha fatto una piccola lezione di marketing, ha posto l'accento su un fatto importante, ha sottolineato appunto il fatto che forse occorre a livello nazionale e internazionale, ecco, incentivare di più, fare qualcosa di più per il nostro prodotto, per trovarlo in tutti i posti, soprattutto nei nostri posti, nei nostri bar, ma anche nelle nostre case. Dico questo perché diciamo che noi siamo tutti figli di questi prodotti, del lavoro di questi prodotti, dell'arancia, del fico d'India. Mio padre era un piccolo coltivatore diretto, aveva un appezzamento di terreno in territorio di Adrano, ha cresciuto e fatto studiare 4 figli grazie al suo sudore e al lavoro appunto di questi prodotti. Allora, insomma, è doveroso, uso questa parola, dovere, è doveroso adesso che noi non ci dimentichiamo di tutto questo e dobbiamo dare il nostro piccolo contributo e restituire al lavoro e a questi prodotti cosa abbiamo ottenuto grazie al sudore dei nostri genitori. Allora, cosa possiamo fare? Ognuno può dare il suo piccolo contributo, come? Per fare portare anche questi prodotti nelle nostre case e divulgare. Lo posso fare con il mio lavoro di giornalista, con il mio modesto lavoro di giornalista, quindi divulgando cosa significa utilizzare i nostri prodotti tipici. Lo può fare mio fratello, che è un agronomo, è vostro collega, soprattutto lui sa cosa significa valorizzare i nostri prodotti. Lo fa mia sorella da docente, anche nelle scuole soprattutto bisogna dire ai nostri ragazzi, lo sa benissimo
la preside Loredana Lorena cosa significa, e dire ai ragazzi, ecco, utilizziamo i nostri prodotti e viviamo in base anche a quello che ci danno. Posso dire che lo fa anche mio fratello, il medico, con i consigli che dà, cosa, appunto, cosa dobbiamo mangiare. Una piccola nota storica perché è sociale, soprattutto perché questi prodotti hanno fatto crescere e sviluppato il nostro territorio. Mio padre aveva l'appezzamento di terreno a pochi chilometri da qui, era impensabile 50 anni fa che nascesse una struttura di questo genere, e questo significa la forza dei nostri prodotti tipici. Grazie a tutti. Grazie direttore per la tua testimonianza, e magari sentiamo chi poi quotidianamente, una testimonianza da parte anche di, appunto, sì, ti ringrazio molto per Gianluca, per dirci qualcosa. Gianluca Virgilito, Ciak Telesud, a te. Buonasera a tutti, grazie per avermi coinvolto in questa discussione. I colleghi già hanno trattato argomenti che sono importanti, hanno dato valore a questi prodotti, hanno parlato anche della sensibilità che ci vuole nel capire a casa propria dove vengono prodotti la loro importanza, perché spesso si guarda più a portarli fuori e non a valorizzarli a casa propria. Io in tal senso vi sento di fare complimenti a tutti voi che avete lavorato a questi progetti. Ho avuto modo in un anno di lavorare a stretto contatto con voi, di raccontare i progetti, i risultati delle vostre ricerche, e credo che sia importante investire in questo, credo che sia importante lavorare nella ricerca per dare la possibilità a questo comparto, che poi per la nostra regione rappresenta un aspetto produttivo fondamentale, degli strumenti per essere all'avanguardia e mettersi al pari anche con altri paesi che magari sono un po' più avanti per certi aspetti, ma non vogliamo rimanere indietro. Io sono cresciuto un po' in questo settore perché mio padre lavora proprio con agrumeti, con il fico d'India, quindi diciamo che ci sono nato e ci siamo spesso confrontati anche quando ero più piccolo proprio sulla necessità di investire nella ricerca. Quindi complimenti a voi, continuate a farlo perché è importante aiutare tutti i produttori, tutti coloro i quali lavorano quotidianamente in questo settore. Dico soltanto questo perché senza ricerca non si va da nessuna parte, quindi è un lavoro importante ed è bene che questa serata valorizzi quello che è stato fatto e quello che si potrà ancora fare. Grazie Gianluca per la tua testimonianza. Un saluto va a Nanda D'Amore di Civita, leader nella formazione, tanti progetti in tandem con il consorzio Euragrumi. Un saluto anche al professor Antonio Sportaro dell'Alberghiero, dell'Istituto Alberghiero, grazie per essere qui con noi, del contributo che date. Tra l'altro degusteremo poi un gelato al fico d'India, non vediamo l'ora, grazie. E un saluto anche alla prima dirigente, a mio avviso, scolastica che si è occupata dell'istituzione di un Dopark, un parco delle essenze dedicato proprio alle denominazioni d'origine protetta, ma anche IGP, credo a tutte le denominazioni. E la professoressa Loredana Lorena, attualmente dirigente del liceo scientifico o dell'istituto, ok, sì, benissimo, va bene. Quindi un applauso anche a lei, un saluto, perché ha fatto davvero tanto e continua a farlo anche per quanto riguarda la celebrazione della giornata dell'autonomia siciliana. L'interesse si vede anche da queste iniziative. Giuseppe, hai avviato tu la parentesi dedicata all'informazione, vorrei che la chiudessi tu. Tanti interventi da parte dei colleghi, per favore, ecco, chiudi tu per quanto concerne la visione, il punto di vista del mondo dell'informazione rispetto agli auspici che si dovrebbero poi mettere in pratica. Allora, utilizza questo, ti prego, Giuseppe, così riesco a spiegare. Allora, dicevo, abbiamo sentito un sacco di cose interessanti, utili a ognuno di noi per le proprietà che hanno certi prodotti, per quello che, con cui possono migliorare le nostre vite e quello che possiamo dare agli altri che magari certe cose non le conoscono, no? Abbiamo l'esigenza di portarle fuori e questo è un dato di fatto. Non dobbiamo dare nulla per scontato perché altrimenti sui mercati non ci finiamo. La regola del marketing funziona che ci vuole
qualcosa che sia di rottura e che lo sia molto più di 20 anni fa, quando i telefonini non c'erano e quando Steve Jobs non si era inventato quello che cambiava la nostra vita, che è l'iPhone sostanzialmente, poi a ruota è arrivato tutto il resto. Punto di rottura, cito un film che forse qualcuno di voi ha visto, che secondo me racconta bene quel meccanismo, si chiama The Square. Questo film racconta di come a un certo punto, per promuovere la campagna promozionale di un grande ente teatrale che era riservato soltanto a pochi, il direttore chiama dei giovanissimi, sono dei 18enni appena usciti dall'università. Lui dice: siccome dobbiamo ottenere più fondi, se ci rivolgiamo sempre ai soliti andiamo a morire, allora proviamo con i ragazzi, e affida la campagna pubblicitaria a questi ragazzi. Considerate, siamo in Svezia e si rivolgono agli ambienti dell'alta borghesia, che guardano, diciamo, al politically correct, quindi al politicamente corretto. Questi ragazzi, all'insaputa di tutti, avviano questa campagna pubblicitaria. La campagna pubblicitaria è esplosiva, nel senso che loro si inventano una cosa che va fuori da ogni schema. E adesso ve la racconto così per sommi capi, giusto per farvi capire, una zingara, una ragazzina rom che arriva all'interno di questo teatro, guarda le opere d'arte e a un certo punto esplode, ok, salta tutto in aria. È un messaggio forte che destabilizza coloro che portano i fondi al teatro e succede una catastrofe, polemiche a non finire. L'indomani il direttore convoca la stampa e si dimette, dice: scusate, sono il responsabile, ho combinato questo gran casino, non ho controllato quello che hanno fatto questi due ragazzi, dovevo controllare, la responsabilità è mia, mi assumo tutte le responsabilità. È una catastrofe sulla carta, ma il direttore nota due cose. La conferenza stampa, che in genere è alla quale sono presenti 10-15 giornalisti, quelli di settore, è stranamente affollata, non c'è un posto a sedere, sono tutti in piedi, sono arrivati anche quelli delle prime pagine, i giornalisti di cronaca, gli editorialisti, e per la prima volta gli chiedono anche che cosa avrebbe fatto in teatro. Non gliel'avevano mai chiesto. L'indomani apre il giornale. Prima pagina, clamoroso, al teatro, polemica a non finire, insomma, lo attaccano. Seconda pagina, il direttore dello scandalo. Terza, in quinta pagina, parlano di ciò che avrebbe voluto fare il teatro. Ha raggiunto l'obiettivo. È quello che sta succedendo, se ci pensate, con Esselunga, con la famosa pesca, no? Avete presente la pubblicità di cui tutti parlano, che dura 2 minuti e mezzo e sembra un film, i due genitori separati e la bambina che porta la pesca? Al di là di come la pensiate, quel prodotto ha bucato il video, ha portato il messaggio a tutti. Ecco, avremo necessità che al di là della produzione, che è ottima e la facciamo ai massimi livelli, al di là della promozione, ci sia qualcuno che sia capace di farlo veicolare. Quel messaggio deve arrivare anche a chi considera, faccio l'esempio dell'arancia, vecchia, non al passo con i teenager di oggi, no? Gli dici a mia nipote di 40, dice no, vecchio. Ci vuole qualcuno che ci dica non è vecchio, è nuovo. E a tal proposito cito una bellissima intervista, perché quello che fa Jessica, che fa Salvo Sidoti, che fa Pippo Scarvaglieri e che fa Gianluca è utilissimo. Portarla al Festival di Venezia, il mio amico Pippo Scarvaglieri ha fatto un'intervista che io gli invidio e gli invidierò per i prossimi 30 anni. Ha fatto un'intervista abbracciato a un mito come Paolo Virzì, che è un grandissimo regista italiano, e l'ho fatto parlare di Fico d'India. Era appena uscito il film Siccità, pluripremiato, che siamo tutti andati a vedere, e lui l'ha fatto parlare abbracciato di Fico d'India. Abbiamo scoperto che Paolo Virzì adora il Fico d'India. Anche quello serve a veicolare il prodotto. Grazie. Grazie a te Giuseppe, naturalmente agli altri colleghi, per aver arricchito con la vostra testimonianza questa serata. Saluti post-it, perché siamo in chiusura, prima dell'intervento del dottore Spina. Vorrei che intervenisse Piero Spalletta, venditore, distributore di prodotti non solo online ma anche nei supermercati, non so se è presente. Perfetto, la ringrazio molto, un saluto da parte sua. Grazie, buonasera a tutti. Io sono un produttore di frutta e devo dire grazie a questi signori se oggi noi la frutta la vendiamo bene. Nella mia azienda si parte dall'arancia rossa al pistacchio doppio, al fico d'India, alla pesca, alla tabacchiera, di cui viene piazzata quasi tutta nei supermercati. Da 3 anni a questa parte abbiamo fatto una vendita online.
e vi dico che si moltiplica tantissimo e c'è un incremento grandissimo di una vendita online e mi trovo bene, ma sempre ringraziando a questi signori che hanno fatto conoscere bene la nostra frutta dell'Etna. Io ringrazio tutti e arrivederci. La ringraziamo molto. Abbiamo parlato prima dell'abbinamento Nerello Mascalese e Fico d'India dell'Etna, ma abbiamo parlato anche del successo strepitoso dei vini italiani nel mondo, e allora c'è la testimonianza del responsabile della cantina Patria, Alfio Leanza. L'ascoltiamo con molto interesse e con un saluto, come dicevo prima, post-it. Grazie. Grazie direttore. Grazie e buonasera a tutti. Allora, ringrazio il dottore Rapisard per aver, come diceva lui, fatto questo matrimonio. Ci siamo incontrati e quando mi ha illustrato quello che si stava facendo questa sera, ha detto non si può parlare di eccellenze di Etna e non sposarlo appunto con un vino dell'Etna. Quindi l'Etna, come ha detto qualcuno, ormai è un'isola nell'isola, nella Sicilia. Il brand Etna è il terzo brand, parlo di vini, più conosciuto al mondo dopo Barolo e Brunello, cioè ormai è un brand che ci invidiano tutti, e grazie al lavoro di imprenditori come il dottor Rapisarda, ma come il titolare della nostra cantina, poco fa sentivo di pionieri di questi prodotti. La nostra cantina, questo spumante che stasera andiamo a fare, è un metodo classico, ha cominciato a fare il metodo classico nel 1990, quando ancora sull'Etna si vendeva il vino sfuso. Quindi oggi invece abbiamo praticamente questi prodotti veramente di eccellenza, quindi che sono assolutamente in linea con tutto quello che fa il consorzio e con tutto quello che stiamo parlando questa sera. E per me quindi è un immenso piacere, ringrazio ancora tutti per aver dato l'opportunità di far conoscere e di portare avanti questo progetto. Volevo aggiungere una cosa importante, Leanza. Noi ultimamente nel TVA e Ciac Telesud, in questo luogo, abbiamo celebrato un matrimonio alla siciliana e hanno detto con Fico d'India bianco e prosecco. Ora, noi che siamo siciliani, qual è il proverbio per eccellenza? Mogli e buoi dei paesi tuoi. Quindi il matrimonio in questo caso con i vini di Cantine Patria rispecchia perfettamente questo concetto e siamo felici oggi della vostra partecipazione, grazie. Ci auguriamo che questo sia un matrimonio di lunghissima durata, tra 50 anni nozze, cioè nozze d'oro qua in questo locale tra Cantine Patria ed Euragrume, va bene? Grazie a tutti. Bene. Grazie. Le conclusioni le affidiamo, come ho anticipato prima, ma in realtà ho fatto bene a sentire subito il suo punto di vista in apertura, al dottore Spina, che è il vertice dello studio associato Agri Engineering di Catania. Grazie, dottore Spina. Grazie a lei. Compito gravoso, anche perché devo dire abbiamo sentito degli interventi estremamente interessanti, quindi ringrazio tutti i relatori, ovviamente i partecipanti, perché questo conferma che insomma il lavoro che è stato fino ad oggi svolto con questa iniziativa diciamo sta dando dei risultati interessanti. Lavoro straordinario che fra l'altro devo dire fa la nostra università, e di questo dobbiamo esserne consapevoli, perché spesso noi guardiamo alle università del nord Italia o di chissà quale altra parte del mondo, però noi abbiamo una università di cui ci dobbiamo pregiare, e la riprova l'abbiamo avuto con l'intervento del professore Continella, che ci ha illustrato le innumerevoli iniziative che vengono portate avanti per tutelare le nostre produzioni e per valorizzare la straordinaria biodiversità che abbiamo nel nostro panorama agricolo. E abbiamo diciamo anche ecco, la prospettiva di sviluppare altre DOP o IGP, quindi denominazioni, è assolutamente come dire, opportuna, no? La realtà per esempio dell'avocado, che a noi sembra una realtà che proviene chissà da quale altra parte dell'emisfero, certamente parliamo di frutticoltura tropicale e subtropicale, ma parte proprio dagli anni 70 nella fascia ionica etnea, ma non solo, è diventata ormai una realtà produttiva di assoluto pregio che andrebbe valorizzata proprio con un riconoscimento dopo o comunque con una denominazione d'origine, portando avanti queste iniziative ovviamente a Bruxelles, perché no, questo è auspicabile. E un grazie particolare poi al dottore Rapisarda, che voi lo conoscete tutti e bene, come dire, il propulsore di tutte le iniziative di promozione
che si fanno nel nostro territorio, nella nostra provincia, a partire dall'arancia rossa per continuare con il fico d'India ma anche con le altre produzioni, quindi va dato un merito, se mi consentite, con un applauso, perché se lo merita tutto, per il lavoro che svolge davvero in quello, e ci crede in maniera straordinaria. Un ringraziamento particolare ai presidenti dei consorzi presenti, l'amico Carmelo Spina, il presidente del consorzio DOP IGP della ciliegia dell'Etna, anche lui uno straordinario, come dire, tutore e guardiano della nostra ciliegia, anche qui con delle tradizioni assolutamente importanti, e all'amico il presidente Antonio Rotauro del consorzio Fico d'India, dove insieme al consorzio dell'Etna ha svolto questo ruolo fondamentale di mettere assieme due realtà produttive di assoluta eccellenza, l'Etna e il territorio di San Cono, sul fico d'India, perché ovviamente la logica è quella, l'unione fa la forza, il mercato è assolutamente straordinario nelle sue dimensioni, per cui unire queste forze è sicuramente una grande opportunità. Un ringraziamento devo dire anche altrettanto forte al dottore Lavenia, che ho avuto il piacere di conoscere di persona in questa circostanza, ma che devo dire mi ricordo della sua esperienza professionale nelle nostre emittenti locali a Telecor, e quindi vederlo oggi alla RAI fa veramente un grandissimo piacere, e perché no, vuol dire che dovremmo magari promuovere qualche divorzio in più in modo da trovare spunto da quella promozione che ha tirato fuori Estelunga, o qualche riappacificazione. No, devo dire che quel messaggio ha colpito tantissimo, il più se ne parla e più il ritorno pubblicitario di questo messaggio sarà allargato, quindi bisogna prendere spunto da queste opportunità, perché no, chi lo ha inventato è stato davvero un genio, non ci sono dubbi, perché ha colpito nel bene o nel male, è andato un po' a segno assolutamente. E fa piacere anche sentire la testimonianza del signor Spalletta, perché spesso noi ci lamentiamo, diciamo che le cose vanno male, ecco, sentire che un commerciante del settore ci porta una testimonianza positiva, che i prodotti si vendono e si vendono anche bene anche utilizzando le nuove tecnologie come quella dell'e-commerce, fa sicuramente piacere. E non ultimo, ecco, il patrimonio straordinario dell'Etna con i vini. Con i vini, ecco, noi dovremmo prendere secondo me spunto da quello che si è fatto sull'Etna con i vini e quello che oggi ci ritroviamo. L'Etna oggi con i vini è assolutamente ha conquistato dei mercati mondiali, internazionali, con dei prodotti di assoluta eccellenza. Io mi ricordo nel 99 iniziai a lavorare soprattutto sul versante est del territorio, quindi Linguaglossa, Castiglione, Randazzo per intenderci, e vedevo una realtà disarmante, no? All'epoca un ettaro di vigneto valeva gli attuali 10.000 euro, ecco, non di più, di un vigneto ben coltivato. Oggi sull'Etna un vigneto si compra 150.000 euro ettaro, e non sono leggende metropolitane, io ho visto gli atti, quindi ve lo posso portare come testimonianza. Quindi questo significa che si è riusciti a valorizzare un territorio dove c'era veramente quasi il nulla, c'erano solo un paio di produttori, compreso Cantine Patria, e oggi è una realtà di tutto rispetto, riconosciuta, anche perché l'Etna in sé riesce a creare un'azione di marketing straordinaria. Io dico che oggi il Made in Sicily nel food funziona ancor più del Made in Italy, quindi dobbiamo cavalcare questo treno per promuovere ancor meglio i nostri prodotti. È un momento favorevole, ai nostri prodotti gli viene riconosciute quelle proprietà salutistiche, nutraceutiche che magari altre produzioni di altri territori non hanno, e quindi puntando su questi aspetti possiamo ottenere dei risultati assolutamente interessanti. Oggi sull'Etna, per tornare ai vini, ma non solo, sull'Etna, in Sicilia in generale, si fanno degli spumanti che vi assicuro non hanno nulla da temere rispetto ai famosi champagne francesi. Ecco, se magari noi nel nostro piccolo cerchiamo di essere meno esterofili e cercare di puntare a valorizzare le nostre produzioni, penso che potremmo dare
un piccolo contributo alla valorizzazione dei nostri, del nostro straordinario patrimonio produttivo. Quindi un grazie a tutti, un grazie ai relatori, un grazie ai presenti e auguriamoci che questa possa essere un'opportunità, possa dare degli risultati importanti alla nostra agricoltura. Grazie ancora. Io mi associo ai ringraziamenti appena fatti dal dottore Espina, grazie a tutti voi per aver arricchito questo momento di promozione e valorizzazione delle produzioni, siamo sicuri che ci saranno altri momenti di approfondimento. E adesso invece spazio alla degustazione per quanto concerne la pizza al fico d'India, realizzata su idea di Alessandro, Dio lo sa. Poi abbiamo parlato anche del gelato al fico d'India a cura dell'Istituto Alberghiero e poi restate davvero in nostra compagnia perché ci sarà un momento musicale assolutamente imperdibile con la musica che sarà eseguita dai Ciaudà, con un pezzo che sarà interpretato in anteprima per tutti noi. Ma in ogni caso i Ciaudà ci presenteranno un viaggio imperdibile, le suggestioni musicali che approderanno in Sicilia ma che partono dal Senegal per attraversare anche la Spagna e la Francia. Quindi buon ascolto con i Ciaudà più tardi. E a proposito di Ciaudà vorrei cedere subito la parola in conclusione a Letizia Gori con un omaggio speciale, inatteso ma gradevolissimo. A te Letizia, ti cedo il microfono e lo spazio. E la scena, sì. Prego. Appena sono arrivata ho sentito Ciauro di Sicilia e proprio a tal proposito vi volevo declamare questi versi di una poetessa della provincia di Ragusa che ieri sapeva che dovevo venire qui e mi ha detto: aspetta, si parla di arance, di mandarini, relumie, ci penso io. Quindi vi reciterò la poesia di Antonella Monaca e poi una sorpresa finale. Chi ciauro rizzagheri svaburan dall'aria, tutta annettata a raruci profuma. Venere, la terra amata, unne le macciteddere e l'agrumi abbundano di frutti colorati. Aranci di Sicilia, mannarini, si pigliano co tramonto tutto lo colore. Mentre i lumiei, gran spertone, s'arrobbono tutto lo giallo re lo sole. E piennano remacci ste tesori, gialli e rossi, come palluzzi apparecchiati per Natale. Sta terra noscia, assulata e generosa, è vasata sempre rilo sole, cacciasi ritto ritto in tali cose, e ghinci con tutto lo calore, anche lo cuore. Crescono vigorosi nosci agrumi, perché sta terra è benedetta, ro signore. Le macciteddi s'annagono, virenno l'unna rilumare, parono ballerine su taceriera luna, cangiamata pigge in Italia. E si compiace per la mavaria, che avene ristarange, re clementine, re lumia, resta grinagia, a bedda terra mia, Sicilia, ti tegno scitta scitta, ringia l'arma mia. Grazie. Visto che prima avete parlato del gruppo che simboleggia un po' i colori della Sicilia, vi do una piccola anticipazione e poi vedrete una sorpresa proprio su questo testo, perché forse non ve l'aspettate, ma c'è proprio una dedica al consorzio. Solo in Sicilia cresce l'arancio rosso e i figurini avvasano in terra con rispetto. Sugni il consorzio Euroagrumi, cresciuti in Sicilia fra un mare e la montagna. Clementine, mandarini, aranci, limoni, figurini, l'amore per sta terra lo portiamo tutti nel petto. Sicilia, Sicilia bella, sogno ciauro di sta terra, perché sogno consorzio e ora grumi, sogno l'amore e io sogno a fine del mondo. Grazie. E a tra poco restate con noi per la musica e i multicolori di Ciaudà e i suoi musicisti. Grazie. Grazie ancora, un saluto al pubblico di Ciac Telesud e di TVA che è rimasto collegato per assistere a questo evento. Arrivederci, buona serata a tutti.